L'utente Beatom ha pubblicato una serie di video inquietanti su TikTok che registrano eventi molto strani. I video in questione hanno lasciato gli spettatori terrorizzati. L'utente si è esposto, affermando fin da subito che casa sua potrebbe essere infestata, ma per capire meglio la situazione dobbiamo partire dall'inizio. Il signor Beatom, un giorno, torna da un viaggio e trova il suo copriletto pieno di impronte di mani. Inizialmente l'uomo pensa che possa trattarsi di uno scherzo della governante, ma la storia diventa ancora più inquietante quando scopre che la famiglia della donna ha sporto una denuncia per la sua sparizione. A quanto pare la governante non fa rientro a casa da una settimana. Da quel momento l'uomo inizia a documentare una serie di avvenimenti poco spiegabili. Un video pubblicato dall'uomo mostra oggetti che si muovono nel soggiorno. Sì, non mangi. Sì. Sì. La verga! Mentre una notte in giardino accade qualcosa di molto strano. No mamen, chavos. Amigos, la neta es que nos habían prohibido grabar. Por eso que no habíamos. Pues nos siga donde nos movamos. Literal no hay nadie. O sea, no hay nadie más que no sea. La situazione non sembra calmarsi, anzi. Qualche giorno dopo, Beatom è in camera con la moglie e prima di andare a dormire sente dei rumori strani, così comincia a registrare. Amor, no mames! La teoria attuale è che lo spirito della governante scomparsa stia cercando di raggiungere l'altro lato. La famiglia Beatom continua a tenerci aggiornati sulla loro situazione, ma ancora non riesce a spiegare con chiarezza tutti quegli eventi strani accaduti in casa. Ma voi cosa ne pensate? Il video che state per vedere è stato caricato su TikTok dall'utente MaryLitz9, il 12 settembre del 2020. La ragazza pubblica spesso video di lei che si riprende mentre balla, ma nel video che vi sto per mostrare accade una cosa veramente troppo strana. Nella clip vediamo Mary, che balla in un garage sotterraneo. Non ci sono macchine parcheggiate, l'atmosfera è deserta. A un certo punto succede una cosa da brividi. Mentre la ragazza si sposta alla sua sinistra, si può vedere un uomo che cammina verso di lei. E la cosa ancora più inquietante è che sembra camminare all'indietro. Lei non nota nulla e termina il video come se nulla fosse. Lo pubblica qualche ora più tardi sul suo profilo, chiedendo ai suoi follower se vedessero anche loro l'uomo dietro di lei. Il video ad oggi colleziona 11 milioni di visualizzazioni. Moltissimi utenti hanno espresso commenti di terrore, mentre alcuni pensano ad una messa in scena. La ragazza poi nel video dice che potrebbe non aver notato il signore dietro di lei e che lui sia uscito dall'inquadratura mentre lei andava a recuperare il telefono. Anche se i movimenti del corpo rendono difficile nascondere qualcuno per tutto quel tempo e soprattutto in quell'inquadratura. Quindi che cos'era o chi era? Una figura paranormale? Uno stalker? Lascio a voi trarre le conclusioni. Il 23 agosto del 2023, George Cruz si siede sul divano insieme a sua moglie per guardare la TV. Sembra non ci sia nulla di strano in questo filmato, ma succede qualcosa di inquietante. La coppia ha già vissuto eventi paranormali in casa e per questo motivo ha deciso di installare delle videocamere per riuscire a riprendere qualcosa di paranormale. Capitava spesso che la coppia si svegliasse nel cuore della notte e sentisse dei sussurri provenire da altre stanze. La parte più spaventosa arriva quando alcuni oggetti della casa iniziano a muoversi e a cadere da soli, senza nessun motivo. Più il tempo passa e più questi fenomeni si ripresentano in maniera più intensa e più spaventosa. Così George decide di chiedere aiuto. Decide di installare delle telecamere appunto per catturare le prove di un'attività paranormale. Il primo consiglio che viene dato loro è di sbarazzarsi di un oggetto all'interno della loro casa. Una vecchia sedia a dondolo con inciso il numero 666. A quanto pare questa sedia è la fonte di tutta l'attività paranormale. Decidono quindi di metterla in vendita e con loro stupore un possibile acquirente si dimostra subito interessato. Aspettando che la persona venga a prendere la sedia, la coppia decide comunque di lasciare l'oggetto in salotto e di riprenderla attraverso le telecamere installate. È proprio in questo momento che viene catturato qualcosa di inspiegabile, ma nessuno si trova in casa. Guardate.
La coppia ora ha la prova definitiva che qualcosa di strano accade dentro le mura di casa. Ma questo filmato non è l'unica prova inquietante di eventi paranormali. Poco tempo dopo è stato catturato un altro incidente. Proprio pochi istanti prima che l'oggetto cada, il sensore di movimento si sposta, come se percepisse qualcosa che si muove in quell'area. La cosa strana però è che il sensore della telecamera percepisce il movimento prima che la custodia del DVD cada da sola. Una spiegazione plausibile potrebbe essere il fatto che abbia ripreso il movimento della televisione, ma se così fosse, la telecamera si sarebbe già mossa prima. La coppia ha continuato a riprendere eventi paranormali di questo tipo nella speranza che qualcuno potesse spiegare cosa stava accadendo. Secondo voi, che cosa succede in quella casa? Nel video che state per vedere, un uomo di nome Nick Long si sveglia dopo aver sentito dei rumori nel suo appartamento. Non ci troverete nulla di strano se non fosse che l'uomo vive solo con il suo cane. Decide quindi di registrare. Il rumore inquietante sembra quasi rappresentare dei passi provenire dal piano di sopra, come se qualcuno camminasse avanti e indietro. Dopo quella notte l'uomo decide di indagare sugli strani passi che sente durante la notte e decide di salire in soffitta. Nick non trova nulla di insolito, non c'è nessuna traccia di un passaggio, ma continua a pensare che ci sia qualcosa di strano. Qualche notte dopo l'uomo viene di nuovo svegliato da strani rumori che provengono dall'alto, dai piani sopra, e riprende questo. La porta si apre da sola senza motivo. È evidente che sta succedendo qualcosa di strano, ma non finisce qui. La notte seguente Nick sta registrando il suo cane, quando l'animale inizia a sentire qualcosa. Il cane si mette subito in allerta, come se percepisse qualcosa in casa. Nick è convinto che qualcosa non vada nel suo appartamento. Ma che cos'è? Voi cosa pensate? È possibile che tutti questi fenomeni abbiano a che fare con chi viveva lì prima? O forse ci sono altre spiegazioni? Sinceramente io non riesco a trovarle.